Eccoci tornati su Dori, rispondiamo alle domande. Prima di iniziare, mi raccomando, iscriviti e metti like. Ultimamente mi sta arrivando tanta carica perché ci stanno nuovi iscritti, nuove domande, nuove cose. Oggi vediamo queste domande. E ricordo, se vuoi fare anche tu domande di questo tipo, di qualsiasi altro tipo, anonime, trovi qua sotto il link in descrizione. Allora, Orange Tiger, ovviamente nome d'arte, suppongo, scrive: i miei genitori mi hanno chiesto di acquistare circa 100 euro di Bitcoin per loro. Sapresti consigliarmi quale exchange utilizzare? Io stavo pensando a Yang Platform. Allora, intanto, se è solamente per 100 euro, compra dove ti pare, cioè non cambia niente. È inutile stare andare a dire: ah, ottimizza le commissioni, ottimizza la piattaforma, scegli la migliore. Sono 100 euro. Se paghi il 3%, paghi 3 euro. Se paghi il 2%, paghi 2 euro. Se paghi l'1%, paghi 1 euro. Insomma, si parla di cifre abbastanza ridicole. Io non mi farei neanche problemi per cose del genere. Qua diventa un overthinking, una cosa inutile, capito? Andare a cercare la migliore piattaforma non serve a niente. Così come, secondo me, non serve a niente investire 100 euro in Bitcoin. Cioè, se è un inizio di un piano d'accumulo, quindi 100 euro al mese, 100 euro alla settimana è un conto. Se è un acquisto così, una tantum, spot, 100 euro Bitcoin, non ha proprio utilità. Se anche, immaginiamo, sogniamo insieme, se anche facesse da qui a 4 anni il 1000%, tu avresti fatto 1000 euro, praticamente meno di uno stipendio italiano. Quindi scegli la piattaforma che ti pare. Se te ne dovessi dire una a caso, bah, non sceglierei neanche Yang Platform. Perché, ok, sì, è italiana, eccetera, eccetera, però non fa neanche da sostituto d'imposta. Quindi, comunque, lo sbatti dell'eventuale dichiarazione. Se ne dovessi scegliere una così a caso, andrei sicuramente su Coinbase. Sarà che ho iniziato anche io con Coinbase, è stata la mia prima piattaforma, però comunque sia, è quotata al Nasdaq, è veramente semplice. Di recente un mio amico davanti a me ha fatto un bonifico con la sua Revolut a Coinbase, è arrivato in un secondo, istantaneo e gratuito. Quindi io andrei su Coinbase, ma ricordati che non fa veramente nessuna differenza in questo caso. Seconda domanda. Ciao, sono un insegnante e vorrei investire il mio TFR. Mi hanno parlato di un fondo per i dipendenti statali che si chiama Espero, ma non so valutarlo, oltre a non aver capito le percentuali di interesse che offre. Potresti aiutarmi? Qui fai attenzione perché non è che il fondo pensione ti offre una determinata percentuale. Ci stanno fondi pensione che magari hanno a capitale garantito o cose del genere, però quasi nessuno ti offre una percentuale, semplicemente perché tendenzialmente i fondi pensione ti danno appunto l'opportunità di andare ad investire il tuo TFR nei mercati, e i mercati non è che offrono i rendimenti, ok? Cioè, quello che voglio dire non è che sono per forza scontati. Molto spesso ci si assume un rischio, ci si aspetta un rendimento, ma non si ha mai la certezza del rendimento. Questa cosa è fondamentale. Poi ci sono fondi pensione più aggressivi, quindi dove questa variabile, questo range è più ampio, quindi magari mi posso aspettare un 7% l'anno, un drawdown del 30% nella peggiore delle ipotesi, e quindi sostanzialmente queste sono le variabili. Oppure posso andare su un fondo pensione obbligazionario dove semplicemente i range sono più stretti, quindi mi posso aspettare un rendimento del 3% annuo, 4% annuo, ma un massimo drawdown del 5-10%, così buttando numeri a caso. Quindi scegliere il fondo non è semplice, dipende dai tuoi obiettivi. Tendenzialmente tu tieni a mente che tanto più, ma questa non ascoltare me e basta, mi raccomando, fai le tue valutazioni, questo non è un consiglio, però tieni presente che tendenzialmente tanto più è lungo l'orizzonte temporale, tanto più bisognerebbe assumersi un rischio, quindi andare verso l'azionario. Tanto meno tempo abbiamo e quindi tanto più siamo prossimi alla pensione, quindi siamo più vecchi, abbiamo, non so, 50, 60 anni, quindi ci mancano 15, 10 anni alla pensione, 5 anni alla pensione. Tanto più è preferibile ridurre il rischio e quindi magari o andare a migrare il proprio fondo pensione da azionario a misto a obbligazionario a capitale garantito, oppure semplicemente, se non l'abbiamo mai fatto, andare a scegliere un comparto appunto a basso rischio, ad esempio più obbligazionario che azionario. Così, riassumendo veramente in poche parole.